Naughty Boy featuring Sam Smith con La La La. Ricordiamo sempre, caro Bonucci, tu come giocatore della Juventus sei finito. E questo è il tema di questa puntata post Confederation Cup. Vi ricordo, per l'ennesima volta l'Italia ha perso 7-6 calci di rigore contro la Spagna, a causa, per colpa di un errore di Leonardo Bonucci, che ricordiamo è uno scommettitore, era inserito nei dossier della procura di Bari riguardanti il calcio scommesse, ma per qualche strano motivo gioca ancora a pallone, ma dovrebbe avere al posto del pallone di cuoio la palla di piombo. Bene, detto questo, detta questa ennesima sfondone calcistico, che so che a molti interesserà all'interno di questa trasmissione, quando è mezzanotte e 6 minuti primi, noi ci ascoltiamo una notizia del nostro Mr. X. Allora, durante pomeriggio 5, tra Barbara D'Urso e alcuni ospiti, a volte si respira una vera e propria aria di famiglia. In trasmissione una presenza gradita della conduttrice Carmen Russo, la showgirl isolana, diventata recentemente mamma a 52 anni della piccola Maria. La gravidanza è stata praticamente seguita passo passo dalla trasmissione della D'Urso, che ormai considera la piccola come un membro della sua famiglia. Prova ne è la foto che ha postato dal suo account Twitter, che la vede dare la pappa a Maria in braccio alla mamma, accompagnata dalla didascalia, la mia piccola nipotina Maria. Anche un gigantesco chi se ne frega ci starebbe bene su questa notizia. Saro, ce la leveremo dei piedi mai sta Barbara D'Urso dal pomeriggio di Canale 5? Speriamo che vada in Albania, io. Ma infatti c'era questo tema che volevamo un attimo approfondire. Cioè, dovete sapere che le disgrazie non arrivano mai al sole. Barbara D'Urso ha condotto un programma su Agon Channel, che è una TV privata. E c'è il catarro, Saro, benedizione. Siamo al 27 giugno, c'è il catarro. Vabbè, fammi finire. Dica. Questi sono i rant che sto muovendo. L'hai capito, no? Tutte le maledizioni che ti mando ogni volta fuori dall'onda. Ogni tanto si raccolgono. Comunque, dicevo, Barbara D'Urso è andata a condurre un programma su Agon Channel, che è una TV minore dell'Albania, cioè che si seguono quattro gatti e pochi altri. No, peggio di La 7. Peggio. Forse La 7 è peggio. Peggio. E in pratica in questa trasmissione lei intervistava i politici albanesi, facendo firmare loro un contratto con il popolo della ex colonia italiana. Io non so come abbia potuto condurre in una lingua che è al limite dell'astruso, che con parole che sono poco comprensibili, ma se ce l'ha fatta lei, Saro, che dici? Ci candidiamo pure noi per andare a condurre uno show in Albania? No, io voglio andare su Canale 5. Ma intanto cominciamo dall'Albania. Cominciamo dal basso, poi arriviamo a Canale 5. Vabbè, mi sembra giusto. Vabbè, ci ascoltiamo Baby K featuring Marrakesh, non cambierò mai. Baby K Marrakesh. Sì. Oro in vista, cristal nel bicchiere, egoista e tu che ne sai di me, non lo sai che impegno e dovere di un re, mettere il suo regno anche prima di sé, e non un cambio, baby, e lo sapevi già, sono Django quando torna in libertà, la verità è che se tu stai male sto male anch'io, però perché cercare di cambiare i piani di Dio, ricordo io e te, la prima volta andammo sopra e tu ti fingevi sciolta, mi ricordo te vestita solo di pelle d'oca, ora che vorresti dirmi come ci si comporta e non cambio mai. Però in realtà cambio sempre, è il mio sangue ormai. Anche quando cambio pelle, che ribelle. Ora ribolle, mi dai del verme. L'amore è un germe, non se ne esce indenne. Non cambierò mai, non cambierò mai. Siamo solo questi e non sai più cosa cerchi. E tu non cambierai mai. Sono solo una, ma vorresti la
Secondo Mister X, questa è la mia cantante preferita, ma non ho capito in base a che cosa. Baby K featuring Marrakesh, ve la faremo sentire in occasioni migliori, questa Non cambierò mai. Finalmente un po' di rap serio all'interno di questa trasmissione, quando non dobbiamo mettere Moreno Donadoni. Ma se, il nostro Mister X precisa che Barbara D'Urso inspiegabilmente è una conduttrice molto apprezzata in Albania. Penso agli altri. Vabbè, pagelle ignoranti secondo la pagina Calciatori Brutti, le pagelle ignoranti di Italia-Spagna. Che sono belle queste rubriche che ci permettono di dar fondo alla nostra jingle machine, come viene viene. Buffon, 6 e mezzo, attento durante tutta la partita, poi al momento dei rigori piante e picchetti. Barzagli, 6, esce per primo per andare in tribuna da Shakira. Chiellini, 6 e mezzo, il solito fabbro, quando entra Jesus Navas si fa il segno della croce. Bonucci, 6 e meno, partita nella media, arriva ai rigori con il pannolino e lo sbaglia. Maggio 7, tanto cuore, ma non azzecca un cross, manco se piange in pugliese. Pirlo 7, classe immensa e tranquillità da consumatore di cannabis. Marchisio 6 e mezzo, lotta e fatica, poi gli scende l'effetto dell'eroina e collassa in panchina. De Rossi 8, un guerriero, Torres ci prova con lui tutta la partita, ma rifiuta sempre. Montolivo 6 e mezzo, certi suoi passaggi sono censurati in 68 nazioni. Aquilani 6 e mezzo, l'occhio destro e quello sinistro hanno due codici di avviamento postale diversi. Gilardino 6, gran lottatore fino al 90esimo, poi si arrende all'artrosi. Giaccherini 7 e mezzo, il suo palo fa bestemmiare 97 italiani su 100. Agli iscritti ha fatto 37 su 45, rivelazione. Candreva 8, generoso e preciso fino all'ultimo. Le metanfetamine comprate da Kagawa iniziano a funzionare. Giorinco 6, incisivo come un discorso di Bersani, mezzo voto in più per il rigore segnato. Ringraziamo la pagina di Calciatori Brutti. Kagawa non è una parolaccia, ma nel dubbio. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Le barche sulla sabbia sparse all'aria infusa, svogliate capovolte al sole. Sul fianco il nome di una donna caro al pescatore. Legno a scarti, a schegge, a miniature. E i pali con l'acqua alla vita. E nodi, chiodi, ammaccature. Della ruggine ustionale ancora i pontili, sceglie il ferro come compagnia, scioglie il ferro e un po' ne porta via. Scrivo da questa spiaggia appena uscita dal mare, e finalmente ho un cielo in testa in cui guardare. E dovunque mi giri stelle, forse una di quelle si fa cercare, si fa indicare da te. Pacifico con Dal Giardino Tropicale, mentre nel fuori onda il nostro Saro mi chiedeva se ho Wind oppure Dim. Ho Tim, ma non posso passare a Wind per delle lungaggini burocratiche che non riguardano problemi esterni al sottoscritto. Penso che la possiamo smettere con sto fatto delle abruzzesi, perché siamo in un periodo molto triste da questo punto di vista. E vabbè. Da chi? Da te, ovviamente. C'è qualcuno che ti stalka, non so chi era. Sei tu. Mi fa piacere però, Mi fa piacere. Lasciamo perdere, mettiamo solo una volta tutta la vita di Alex Britti che è meglio.
la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue, c'era una notte con una sola stella, però era grande, luminosa e bella, e se ci va magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo sguazzare e poi nuotare e fare il morto a galla, controlleremo se la luna è ancora gialla, sì. E mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi. E mentre il cielo si schiarisce, noi guarderemo stanotte che finisce. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Alex Britti con questa Solo una volta tutta la vita del 1998 in questa puntata che vi tramanderemo ai poster. Ci sarebbe una notizia del nostro Mister X, ma non facciamo in tempo perché abbiamo una chiusura un po' particolare da fare. Ci ascoltiamo adesso i pensieri stupendi della buonanotte, pensieri stupendi della buonanotte quando un giorno, vista l'ora, sta per finire, un nuovo giorno sta per incominciare, un giorno più... Ma già iniziato un nuovo giorno, eh? Vabbè, Marzullo lo fa alle 2 di notte sto saluto, quindi capisci. Dicevo, quando un giorno, vista l'ora, sta per finire, un nuovo giorno sta per incominciare... Un giorno in più per amare, per vivere, per sognare e per mandare a quel paese quell'imbecille di Leonardo Bonucci. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Come al solito ringraziamo il forum di In Segreto per questi saluti della buonanotte. Quando avevo 15 anni la mia migliore amica mi baciò, da allora sono sempre attratta da lei e sono sempre stata attratta da lei, ma da nessun'altra donna. Quasi ho iniziato a pensare di essere bisessuale, oggi mi sono tolta l'ospizio e ci siamo baciate di nuovo. È stato come baciare mio fratello, ho avuto la conferma, sono etero fino al midollo. Va bene. Allora, chiudiamo in questo modo la puntata con i saluti. Io ringrazio Saro Zappalà. Io ringrazio Fabrizio, tutti con la voce da subito, Mr. X. Dario Manini e la cara Lupezza. Caruso e ovviamente il suo fidanzato Matteo, come al solito. E rientra negli uffici. Perché vecchio Matteo? E rientra negli uffici fra me e lei. Perché si è tratto da Lupezia? Non l'hai capito, no? Ringrazio Mister X. Io chiudo la puntata con il solito silenzio, il solito minuto di silenzio per ricordare un campione del Milan e della Fiorentina portato via dalla SLA, dalla sclerosi laterale amiotrofica. Un grande campione degli anni 80 e 90, Stefano Borgonovo, che è morto questa sera. E naturalmente salutiamo anche il grande Nelson Mandela, che l'abbiamo pianto per morto tempo fa, ma sta per morire in fin di vita. Ci sentiamo domani, buonanotte a tutti, ciao. Buonanotte.